2500 di queste borracce con l'acqua del sindaco a tutti i bambini delle scuole elementari di Firenze e non solo, di tutti i 45 comuni che vengono serviti da Publiacqua. L'intesa è stata presentata a Palazzo Vecchio. Sindaco, non più a scuola solamente con i libri, perché nello zaino bisogna mettere anche la borraccina con l'acqua del sindaco. Esatto, questa borraccina fatta di materiale totalmente riciclabile, nella quale i bambini delle prime elementari di tutta la città e anche degli altri comuni serviti da Publiacqua potranno mettere l'acqua del sindaco. La distribuzione delle borracce partirà la prossima settimana nelle 55 scuole primarie cittadine. Il piano che Publiacqua, in collaborazione con il Comune di Firenze e le altre amministrazioni comunali, ha messo in campo per portare l'acqua del rubinetto nelle scuole prevede quasi 2600 borracce distribuite nel Comune di Firenze, oltre 3000 nel totale dei comuni della provincia e un totale di 12.000 sul territorio di 45 dei comuni serviti. L'operazione dal titolo L'acqua del sindaco arriva nelle scuole va nella direzione di un mondo sempre più plastic free. Più acqua del rubinetto infatti vuol dire anche meno plastica e quindi rispetto per l'ambiente e per il futuro di questo pianeta. Ogni bambino, in tutto sono 12.000 che inizierà il nuovo percorso scolastico, riceverà in regalo una borraccia da 400 ml con il logo dell'azienda e del comune, dotata di un moschettone e di un segnalibro. Un vero e proprio strumento di lavoro quotidiano come sono lo zaino e l'astuccio. In ogni scuola sarà poi distribuito un vademecum contenente consigli per la manutenzione degli impianti interni e per l'utilizzo delle borracce, oltre a informazioni generali su come leggere l'etichetta dell'acqua del rubinetto. Firenze vuole essere la capitale italiana del plastic free e pensiamo che una borraccetta da portare con sé comodamente ogni giorno ci possa permettere di risparmiare tanta plastica, tanti bicchieri di plastica che poi è molto difficile smaltire e riciclare. È una campagna che consente di ridurre il consumo della plastica, quindi raddoppiando sostanzialmente l'effetto che Publiacqua sta già raggiungendo attraverso i fontanelli che ricordo consentono di risparmiare 6.000 tonnellate di CO2 emesse nell'atmosfera. Questa idea parte da un lavoro di gruppo, come al solito, all'interno dell'azienda, parte in realtà anche molto da lontano, nel senso che è una campagna che arriva da Greta, passando per gli Stati Uniti e attraverso tante iniziative della Commissione Europea e della Regione che ci invitavano a fare questo. Poi i comuni soci, il Comune di Firenze, il Comune di Quarrata, per citarne alcuni, ci hanno in qualche maniera incentivato a trovare delle soluzioni e noi abbiamo pensato a questo, che è quella più affine al nostro mestiere, che è quella di dare l'acqua. E ai bambini notoriamente le borraccette piacciono, tra l'altro tutta questa iniziativa parte proprio da una richiesta da parte delle scuole di porre attenzione su questa tematica. Ovviamente la consegna non verrà fatta il primo giorno di scuola, ma nei giorni successivi. Abbiamo deciso di fare una consegna con la giunta e con i presidenti di quartiere, in modo da, oltre a consegnare le boccette, dare una spiegazione dell'importanza dell'utilizzo dell'acqua pubblica, dell'importanza dell'utilizzo della borraccia per evitare l'utilizzo della plastica, e ci sarà poi ovviamente, ci saranno tutta una serie di progetti educativi anche all'interno delle chiavi della città su questo tema. Non sarà solo quest'anno, ma continuerà a essere distribuita anche negli anni successivi. Mirko Dormentoni, tutti i quartieri, oltre agli altri 44 comuni, partecipano attivamente a questo progetto. Lei è presidente del quartiere 4. Quante scuole ci sono e come avverrà la distribuzione? Noi abbiamo 11 scuole primarie, quindi ci sarà una distribuzione capillare da fare, che faremo appunto insieme all'assessore Funaro, a Publiacqua. Questa è un'iniziativa molto importante che noi accompagniamo molto volentieri, perché anche sul territorio ci sono vari progetti che stanno lavorando sul plastic free e sull'uso dell'acqua del rubinetto per tutti, che è la cosa più giusta e più semplice. Quindi andremo nelle scuole, presidenti di commissione, presidenti di quartiere, assessore Funaro, e a spiegare il messaggio a tutti i bambini delle prime. Sono tanti e è giusto partire da loro.
L'impegno Plastic Free di Publiacqua continua poi con i suoi fontanelli di alta qualità, 99 di cui 22 a Firenze, quelli installati dal 2006 a oggi, che solo nel 2018 hanno erogato oltre 41 milioni di litri di acqua, per un'utenza sempre crescente, attualmente pari al 60% della popolazione, il che significa 27 milioni di bottiglie di plastica da un litro e mezzo non prodotte, non trasportate, non smaltite e inoltre 6.000 tonnellate di CO2 non immesse nell'ambiente. Si parte da piccole cose, tuttavia questa non è una piccola cosa. Quanto si deve impegnare Publiacqua per questo progetto? Beh, è stato un progetto interessante, fatto in tempi molto brevi, che ha impegnato parecchio, perché già trovare questo numero di borracce tutto uguali sul territorio e quindi poterle acquistare non è stato semplice. Poi c'è la necessità di stampare i doppi loghi, il logo di comune, il logo di Publiacqua, 45 loghi differenti, quindi è stato un lavoro intenso che ha portato via circa 3 mesi, è stato un piacere farlo, piacere perché è un segnale importante, cioè ribadire che l'acqua che noi beviamo, che arriva nelle nostre case, nei rubinetti, è un'acqua controllata, sana, pulita, che si può bere e anzi si deve bere e che poi serve per un mondo plastic free, cioè aiuta quindi il rispetto dell'ambiente ad eliminare uno dei problemi importanti che noi dobbiamo affrontare oggi, cioè la presenza delle plastiche nelle nostre mari, nel terreno, dappertutto. Ecco, una campagna è un obiettivo che già state perseguendo con tanti fontanelli in giro per la città. Quali sono le novità sotto questo profilo? Allora, innanzitutto l'obiettivo è di aumentare in maniera significativa il numero dei fontanelli. Presto celebreremo il 100°. L'obiettivo è raddoppiare nell'arco di 5 anni il numero dei fontanelli presenti nel nostro territorio. E l'altro obiettivo è quello di estendere questa campagna, cioè quello del bere l'acqua del rubinetto, anche in altri luoghi. Innanzitutto con i comuni, l'idea è di regalare ai comuni dei fontanelli per i dipendenti e stiamo con società e realtà importanti del territorio sviluppando partenariato sempre in questa direzione.